perché per l'appunto il mago deve improvvisare, utilizziamo una bacchetta magica improvvisata. Fabri, ormai sei qui, dai, sarai tu gli occhi e le orecchie del pubblico, ok? Sì. Allora, altri, la moneta scomparirà, ok? Sì. Uno, due, tre. Scusa, ho sbagliato, sparivo l'apis, no, in realtà l'ho messo dietro l'orecchio, qui. No, fatelo furbo, ok? Uno, due e tre. Oh, questa volta spari la moneta, però non l'ho messa dietro l'orecchio. E comunque uno, due, tre e... sì, comunque sparisce anche l'apis. Grazie, Leonardo.